mi sarebbe piaciuto stare in piedi, però mi sa che devo stare forse sta seduto, forse seduto. State ancora? No, però non c'è il computer. Allora continuiamo con i lavori delle due giornate. Chiedo scusa se vi potete accomodare. Grazie, allora continuiamo con i lavori delle due giornate, entrando proprio nel vivo e quindi ancora più in dettaglio dei prodotti che appunto verranno presentati. C'è un tentativo di variazione del programma, visto che due delle tasche che vengono presentate sono in stretta correlazione, ossia quella dei campionamenti, che riguarda i campionamenti, la conservazione e il trattamento e l'analisi dei dati, proviamo, se stiamo nei tempi, ad anticipare la prima relazione del pomeriggio di questa mattina, ma proviamo a spostare essenzialmente la pausa per il pranzo. Allora, la prima relazione introduco me stesso, nel senso che riguarda il primo degli obiettivi che abbiamo visto prima della pausa, che appunto riguardava la rete di nazionale di monitoraggio della radioattività ambientale, in particolare il manuale. È una di nuovo presentazione che farò un po' introduttiva delle prime sei, quindi questo è il primo obiettivo, ma delle prime sei task che verranno proposte, che sono tutte funzionali appunto alla raccolta, perché questa del manuale della rete RESOR è in pratica una raccolta delle tasche che poi saranno successivamente illustrate. Intanto è chiaro il motivo per il quale viene pensata e mantenuta una rete di monitoraggio. Non ci dimentichiamo mai che il primo obiettivo è quello della protezione della popolazione dai rischi derivanti dalle reazioni organizzate. Quindi questo è l'obiettivo e in funzione di questo si deve ragionare, tra l'altro anche mettendo in campo degli strumenti, appunto la rete di monitoraggio è uno strumento, uno degli strumenti, al fine quindi di tenere sotto controllo, sotto stretto controllo l'andamento della spaziale temporale della radioattività, ma ha anche visto diciamo quanto sofisticati sono adesso i metodi per la misura della radioattività, ha anche la possibilità e quindi ha assunto in un certo senso il compito di fornire delle immediate informazioni su eventuali andamenti, cambiamenti della situazione in caso di incidenti. Durante questi anni, è vero, noi conosciamo gli incidenti di Chernobyl e Fukushima, ne siamo, diciamo, abbiamo confidenza di quel che è accaduto, ma ci sono stati altri momenti in cui una delle agenzie ha avuto un segnale sul suo sistema e sono stati allertati, è stato allertato il sistema per dire che cosa sta succedendo, è un inizio di qualche cosa, oppure, e quindi ci sono stati diversi episodi, tra tutti ricordo quello del 98 quando fu fusa in un'acciaieria in Spagna un componente con una sorgente di cesio, quindi diede dei lievi segnali che furono rilevati, addirittura se non sbaglio per primi in Italia, da questa rete, quindi è una rete che è in grado anche, quando le concentrazioni sono bassissime, di dare i primi segnali, quindi di dare un preallarme. Quindi l'obiettivo del manuale, l'avevo anticipato, lo ripeto, è quello di raccogliere tutte le informazioni che riguardano la rete di monitoraggio a tutti i livelli, sia come operare, quindi anche sono contenute nel manuale anche delle istruzioni, mi riferisco per esempio al caricamento dei dati sulla banca dati e anche alle istruzioni per l'ISPRA per il trasferimento dei dati alla Commissione Europea, che è un compito che ricade nella organizzazione della rete. Quindi ci sono tante attività che sono raccolte, le informazioni sulla struttura, le informazioni sui punti di prelievo, e le vedremo, queste qui, le informazioni sui metodi analitici, sulle modalità di trasferimento dei dati, sul calcolo delle concentrazioni medie, eccetera.
Allora, come è organizzato il manuale? È diviso in sezioni che sono, possiamo definire così, autosufficienti, ossia possono essere revisionate. Revisionando una sezione non c'è bisogno di revisionare, per esempio, l'indice del manuale, ma è a sé stante. L'indice consiste solo nell'elenco delle sezioni, quindi sono previste 6 sezioni che corrispondono ad altrettante task che voi avete. E quindi nel momento in cui ci sarà una nuova metodologia, un nuovo metodo di trasferimento di dati, piuttosto che un diverso metodo di campionamento, sarà aggiornato quella sola sezione e sarà ovviamente sempre disponibile sul... è stata pensata per essere pubblicata in formato elettronico, ovviamente, perché poi vedremo, insomma, stiamo trattando di un volume piuttosto corposo. Allora, per quanto riguarda il primo punto, quindi io adesso approfondirò appena il primo punto, perché gli altri sono oggetto delle altre task che verranno di seguito presentate. Quindi nella prima parte, nella sezione A, c'è un'introduzione dove ci sono le giustificazioni, la motivazione, spiegato i motivi per cui sono fatte anche le reti regionali gestite dalle agenzie, viene fatto il collegamento con la rete nazionale e c'è spiegato il contesto normativo in cui ci si muove, sia a livello nazionale che a livello europeo. Ci sono gli obiettivi del monitoraggio più dettagliati, ne ho già citati alcuni, il controllo dell'andamento spazio-temporale, la funzione di allarme, e è spiegata la struttura della rete. Ovviamente qui vedo tanti colleghi che già sanno di cosa sto parlando, ma per chi non lo sa, anche seguendo le raccomandazioni della direttiva, domani chi ha voglia di venire vedremo come la Commissione europea in qualche modo riferisce lo stato delle reti delle nazioni, degli paesi membri, e come lo facciamo noi qui in Italia, quindi ci stiamo sempre più adeguando. E quindi la struttura della rete rispecchia le indicazioni della Commissione europea. C'è una rete, scusate qui c'è scritto fissa, ma in realtà è una rete fitta, non fissa, nel senso che è una rete densa di punti di campionamento che serve a dare i valori medi delle varie aree regionali. E poi c'è una rete invece fatta di punti più diradati, ma con tecniche di misura più approfondite, che serve, sono quelle più approfondite che si hanno a disposizione, che serve per seguire l'andamento temporale. Quando mi riferivo a quei segnali positivi, diciamo, che si hanno in casi di inizio di un eventuale incidente, oppure in casi particolari dove c'è un qualche segnale, mi riferisco a questa tipologia di strumentazione molto sofisticata e più sensibile. E infine in questa sezione c'è un piccolo database che riguarda la raccolta anagrafica, l'abbiamo così chiamata, dei laboratori che partecipano alla rete, ma non è oltre, la vedremo adesso a breve, quindi non ve lo anticipo, nel senso che oltre ad avere proprio dettagli sui laboratori fisici, anche con le leggi di riferimento che hanno istituito il laboratorio, c'è appunto una parte anagrafica e anche, non so se si è evidenziata un pochino in celeste, sì, ma c'è anche una parte relativa alle performance del laboratorio, cioè che tipo di strumentazione ha, che tipo di tecniche analitiche può svolgere e anche che tipo di radionuclidi, che vedete in basso a destra, i misuranti, che è in grado di monitorare quello specifico laboratorio. Questo è l'elenco, non lo leggete, ma insomma, tanto per dirvi che ci sono 33, insomma, attualmente le strutture che fanno parte della rete ESOLA, e sono anche quelle 33 strutture che concorrono nel momento in cui ci dovesse essere una emergenza archeologica, che concorrono a fornire i dati al centro di elaborazione e valutazione dei dati che risiede in Istra,
che serve appunto di supporto al Ministero degli Interni per le azioni eventualmente da intraprendere per la protezione della popolazione. Questa è un elenco, se volete, non so se si legge, ma insomma, del principale, con a fianco il numero dei laboratori che può effettuare quelle misure. Questo è l'elenco dei radionuclidi che possono essere misurati. Ovviamente li leggete, lo dico sempre per non gli addetti strettamente ai lavori, quando vedete radionuclidi gamma emettitori, con questa tecnica rappresenta essenzialmente un buon 70-80% per quanto riguarda la diagnostica delle matrici ambientali e delle matrici alimentari. E questa è quella ovviamente la più diffusa, credo sia di base tra i laboratori. Andando alla seconda sezione, riguarda il piano di campionamento, e sarà illustrato nella presentazione immediatamente successiva. Essenzialmente, l'abbiamo già visto, consiste nel definire come è stato definito. Anche qui, vedete, ci sono circa 1500, sono i punti di campionamento, quindi stiamo parlando di un piano abbastanza corposo, insomma, sia della rete fitta, questa volta scritto correttamente, che della rete diradata. La terza sezione riguarda i metodi di campionamento e di conservazione dei campioni, ed è, abbiamo detto, in stretta connessione con quella successiva che riguarda i metodi di analisi. Nella task che riguarda i metodi di campionamento si tratteranno appunto le matrici ambientali, una particolare attenzione per, io adesso sto qui ricordando l'indice della task, per la dose gamma in aria, e anche si tratterà della incertezza sui campionamenti, perché ovviamente quella è una fonte spesso sottovalutata, ma spesso anche la più consistente fonte di incertezza per quanto riguarda il risultato della misura. Anche qui questa appunto è forse, diciamo, come importanza pratica la task, la sezione più importante, perché finalmente abbiamo una raccolta uniformata nella sua anche forma di tutti i metodi analitici che sono impiegati nella rete. Ovviamente anche questa, tutto è sempre soggetta a perfezionamenti e a implementazioni, a miglioramenti, quindi mi aspetto che nei prossimi anni, anche ogni volta che venga modificato un metodo, credo che questo sia anche un incentivo alla lettura di ciò che si fa e allo scambio delle informazioni su come vengono fatte le tecniche, ma so che questo è avvenuto di fatto durante i lavori della stesura della task. Scusate. Ok. È anche importante, questa è quella parte che dicevo anche di istruzioni, aver messo, come dire, in un punto nero su bianco, finalmente le c'erano, insomma, erano separate, non insieme, raccolte appunto in un punto unico, le istruzioni su come trasferire i dati e su come dai laboratori ai punti di raccolta regionali e all'ISPRA, e come l'ISPRA poi trasferisce i dati alla Commissione Europea. Adesso lì c'è scritto come si fa e anche come si è sviluppato questa metodologia. C'è anche un accenno sul processo, come vengono in questo ambito validati i singoli i dati che vengono prodotti. E infine c'è una fase che per la prima volta abbiamo voluto affrontare, di valutazione della dose, che è quello infine ultimo. Vi anticipo qualcosa che dirò anche domani. A livello europeo questa materia è trattata da due articoli del Trattato RAD, l'articolo 35 e 36, che impone agli Stati membri un sistema di monitoraggio della radioattività, dando alla Commissione la facoltà di fare le verifiche. E da qui quelle visite di verifica che abbiamo sentito questa mattina, che la Commissione ha il dovere e diritto di fare, che fortunatamente, diciamo, anche se con qualche raccomandazione e indicazioni, per l'Italia hanno dato esito positivo. Anche qui chi di voi si fermerà domani, vedremo anche l'Italia come si colloca rispetto agli altri paesi europei per quanto riguarda il rispetto di quello che è la richiesta da parte della Commissione. E quindi abbiamo per la prima volta messo di nuovo nero su bianco le modalità, se non altro, di calcolo delle concentrazioni medie delle varie aree che vengono sottoposte a sorveglianza,
e quindi anche come eventualmente si può fare la valutazione della dose efficace per gli aspetti che riguardano questo tipo di monitoraggio. Questo quindi è il frontespizio del manuale, che abbiamo detto, al quale hanno partecipato per questo manuale più di 40 colleghi. È un punto diviso in selezione, quindi è un manuale abbastanza corposo di circa 500 pagine, dove potranno trovarsi raccolte in pratica tutte le domande, la risposta a tutte le domande che possono venire sulla rete. Se non ci dovessero essere, sono benvenute, perché evidentemente ci siamo dimenticati qualcosa e che reinsereremo, perché c'è sempre la possibilità di appunto revisionare la tecnica. Io ho finito per quanto riguarda questa introduzione e adesso passiamo ovviamente all'approfondimento per quanto riguarda questo primo obiettivo delle singole task che fanno parte appunto della sezione del manuale. Vi ringrazio.